Sono Giacomo Infantino, sono un artista che utilizza la fotografia come mezzo espressivo, spesso in dialogo con le immagini in movimento, l'installazione e le nuove tecnologie. La mia formazione viene dagli studi di nuove tecnologie presso l'Accademia di Belle Arti di Brera, dove ho conseguito poi il diploma con una tesi sulla committenza pubblica fotografica in Italia. Attualmente sono laureando al corso di fotografia biennale di Brera e di recente ho avuto l'opportunità di studiare all'estero nell'Accademia di Lipsia. Nel mio caso la fotografia diviene quell'elemento che mi aiuta a compiere delle indagini, spesso applicate verso il territorio, per in un qualche modo scoprire l'identità e gli aspetti anche culturali, folcloristici di un territorio. Per me la fotografia assume questo ruolo in quanto è uno di quei linguaggi che ha la possibilità di essere plasmato insieme agli altri. Non è assolutamente qualcosa di chiuso in se stesso, ma che anzi abbraccia le altre discipline. Infatti il video, piuttosto che l'installazione, come poc'anzi dicevo, divengono in un qualche modo elementi in cui poter costruire nuovi immaginari, nuove narrazioni, del tutto slegate anche dal fare narrativo, ma che possono aprire le porte ad un mondo fantastico. Il lavoro che presento si intitola Bacco for Real ed è un progetto che nasce nel 2021, subito dopo il secondo lockdown. In quel periodo ho avuto l'opportunità di conoscere un ragazzo giovanissimo, Bacco, con il quale siamo entrati in estrema intimità. E mi ha colpito molto la sua delicatezza, ma anche la sua rabbia, la sua frustrazione, nel momento in cui mi raccontava le sue esperienze vissute all'interno durante la fase pandemica. Lui ha sofferto di molti problemi di bullismo, di body shaming, per via del suo aspetto fisico, e questo lo ha portato a auto-isolarsi in un qualche modo, ma a essere anche isolato dai suoi compagni di classe. Il fatto di studiare lontano, da casa, in un luogo di periferia, in provincia, in cui non poteva anche in quelle poche volte, no, incontrare qualcuno se non gli stessi genitori, lo ha portato sempre di più a trovare rifugio all'interno di community online, che sono quelle community che noi si vanno a creare, diciamo, nell'aspetto dei videogames. Lui ha proiettato se stesso, la sua immagine, il suo alter ego, lì. Lì finalmente lui era felice. Io sono rimasto affascinato quanto colpito da questa dimensione e lui ha dato la possibilità a me di, in qualche modo, di entrare nella sua intimità. Ho avuto il piacere di poterlo capire in un qualche modo, di confrontarci, no? Che si aprisse in un qualche modo a qualcuno. E da lì è iniziato un lavoro che ha avuto un po' un carattere anche pedagogico, ma non solo per lui, perché abbiamo capito come quante, sebbene la differenza di generazione, questo ha dato a me la possibilità, sebbene facciamo parte di due generazioni diverse, come la generazione mia, Millennials, e la sua, quella Z, dal 2007, lui è nato in quell'anno, di trovare comunque sia dei ponti in comune che mettessero in dialogo le nostre identità, il nostro vissuto. E da questo abbiamo intrapreso un percorso proprio dalle sue fotografie, dalle immagini che lui scattava dal telefono, e da quel punto ho iniziato anch'io a realizzarne, sempre lui, e metterle in confronto. Da lì abbiamo voluto, no, ricostruire quell'identità fittizia che lui utilizza sui social network, appunto Bacco for Real, come se la realtà fossero i social network, l'immagine che noi esterniamo verso il mondo, e concretizzandola attraverso le immagini filtrate dei filtri Instagram, per rendere in un qualche modo, in quanto lo sono, distopiche, alienanti. Questa operazione ha reso sì possibile il concretizzarsi di quella dimensione spesso molto cupa, alienante, che entrambi abbiamo vissuto. Inizialmente questa relazione tra l'altro e il territorio era qualcosa che viveva in un qualche modo su aspetti distanti. La mia prima relazione che ho attivato è stata prima con me stesso verso il territorio, perché avevo l'esigenza di pormi delle domande, avevo l'esigenza di comprendere a fondo ciò che osservavo e quindi in un qualche modo la mia stessa storia, il
luogo in cui sono vissuto, il modo in cui ho iniziato e come vengo condizionato nel pensare e nel rapportarmi al mondo. Successivamente, passando man mano di vari step, con il tempo, con la crescita, hai la necessità in un qualche modo, per forza, di relazionarti anche con gli altri e quindi il territorio diventa quel legante che ti avvicina all'altro. E questa indagine nel mio lavoro è compiuta attraverso questa costruzione di immagini che in un qualche modo riescono a restituire quell'aspetto più onirico, a rievocare quelle immagini iconiche, archetipiche, che servono appunto per essere comprensibili e leggibili sia per il territorio sia per le persone che lo compongono.